Ora, ragazzi, so che a molti può non piacere questa lavagna, però per il concetto che vi voglio spiegare oggi, ahimè, mi occorre. Oggi voglio andare a vedere una tecnica per andare ad alzare il ticket medio, perché molti in direct mi vanno a chiedere, Gio, però alla fine se io solo presento un piano, come posso andare a stendere più pacchetti? Ovviamente all'interno di Sales Machine lo analizzo a livello tecnico, però adesso mi rivolgo magari per dare qualche tips anche a quelle persone che ancora, ahimè, non sono al suo interno. Allora, come andiamo? Quindi scriviamolo a fare un alzamento di quello che è il ticket medio per magari anche andare a vendere high ticket. Ora, che voi vi proponete per imprenditori che hanno infoprodotti, per imprenditori che hanno magari dei prodotti fisici, d'accordo? Non mi interessa, a priori che vi candidate per persone che possono fare anche dei webinar dal vivo, ovviamente se danno qualità. Molte persone pensano che magari devono andare solo a proporre un singolo pacchetto, quindi una singola soluzione. Noi facciamo l'ipotetico esempio, quindi un ipotetico esempio che poi possiamo adottare per tutte quelle persone che magari stanno guardando questo video in caso agenzie B2B. Facciamo finta che noi diamo dei webinar dal vivo, ok? E abbiamo un webinar che diamo a 197 euro, d'accordo? Dove noi andiamo a dare quello che può essere il ticket, ok, sto scrivendo, e dei fogli, ok, in questi fogli magari c'è il riassunto dei punti chiavi analizzati in questo ticket. Noi lo diamo a 197 euro, ora magari abbiamo fatto una lead generation di 100 contatti attraverso magari l'advertising di Facebook, 100 contatti, ovviamente si spera anche profilati. Andiamo a dare questo pacchetto a 197 euro su 100 persone. Ora, se ovviamente ci sono anche dei buoni venditori, cosa succede? Che su 100 persone 70 comprano e 30 no, quindi 70 sì e 30 no. Cosa succede? Che magari andiamo a tirarci fuori 7-10 mila euro. Ora, buona la prima, non fate il calcolo, quindi evitate di rompere le palle e correggere, facciamo finta che siano dai 7-10 mila euro. Quindi andiamo a proporre questo singolo pacchetto. Molti fanno questo errore, per quanto poi magari siate anche dei buoni venditori, che siete riusciti comunque ad adottare tutto quello che è il processo di sales, ad applicarlo e avere anche ottimi risultati e raggiungere i primi 5-8 mila euro, questa è una tecnica molto utilizzata ma poco capita, che molti provano ad utilizzarla, sbagliano ad utilizzarla e poi non la capiscono. Poi mettiamo caso che noi, anziché offrire solo un pacchetto a 197 all'interno di quel webinar, medesimo prodotto, attenzione, medesimo prodotto, ok, andiamo a dare però il ticket, dei fogli con dei riassunti, un bonus, ok, e magari un secondo bonus, e lo andiamo a dare a 297 euro, ok? Stiamo già proponendo due opzioni molto utili tra di loro, molto utili e molto complementari, d'accordo? Poi andiamo a dare magari una terza opzione, lasciate perdere come disegno, un ticket, dei fogli, i due bonus, ok? Una consulenza strategica one to one attraverso Zoom magari e un pranzo insieme, ok? E questa la diamo a 997. Ora, su questi stessi 100 lead, ok? Cosa succederà? Che il 60% dirà, ok cazzo, per 100 euro in più che me frega, c'ho due bonus, vado a comprare il pacchetto 297. Quindi anziché avere 70 che compreranno a 197, ne abbiamo già 60, ok? Che compreranno a 297. Poi, un 10% andrà a comprare, magari 10 persone andrà a comprare quello a 997, ok? E il restante, ovvero il 30%, andrà a comprare quello a 197 euro. Però questo cosa vuol dire? Ovviamente magari a 100 persone a 30 non venderemo, però venderemo a 70 persone un ticket medio il doppio alto spendente, ok? Quindi non andremo a proporre solo quella 197, ma quella 297 a quella 997, d'accordo? Quindi questo cosa vuol dire? Che una persona che magari in quel momento lo sta comprando a 197 non avrebbe fatto nessuna tipologia di obiezione, o comunque avrebbe comprato tranquillamente anche il pacchetto a 997. Questo cosa vuol dire? Che anziché fare magari 7, 8, 10k, qua andiamo a farne magari 30, 35. Abbiamo triplicato il ticket medio. Questo cosa vuol dire? Per fare un esempio, perché sicuramente voi già lo state chiedendo, un esempio pratico su quello che può essere un infobusiness. Mettete caso che io vado a proporre un pacchetto per quanto riguarda un infoprodotto e-commerce, quindi do un pacchetto a 197 dove è un corso specializzato, un po' sul drop, ma prevalentemente sul private label, ok? Scrivo siglando le parole. Quindi un corso sul drop, che però è prevalente sul private label. Nel secondo io do un drop con il private label, d'accordo? Però io lo do in bundle dove c'ho anche un corso solo sul drop, d'accordo? E quindi lo vado a dare a 297 anziché magari in offerta temporanea a 497. Ora magari do un terzo corso dove c'è il drop
col private label, c'è quello solo sul drop e quello con il social media marketing agency, con magari un gruppo Facebook, con i Q&A proprio da parte di Luca in prima persona. Quindi in questo caso magari faccio un piccolo esempio su quello che è l'International Valori, lo do a 997. Questo cosa vuol dire? Che su 100 persone che contatto, anziché proporre solo questo, propongo anche gli altri due, poi in base agli obiettivi, le esigenze, le priorità, gli faccio la diagnosi il più costosa possibile e sicuramente vado a triplicare quello che è il ticket medio. Magari venderò sempre solo avendo una performance del 70% a 70 persone su 100, ok? Però anziché vendere a 197 avrò venduto magari una media di 347. Capite bene che è tutto un'altra cosa, anche se il prodotto magari era semplicemente quello. Ora, per fare un esempio pratico per la vostra agenzia di B2B, e vi sottolineo per voi che cercate dei venditori, ci sono 800 corsisti, oppure viceversa, ci sono 800 corsisti che stanno per lanciare delle agenzie B2B e hanno bisogno di venditori, così come sui video YouTube mi commentate che avete bisogno di venditori, i venditori devono essere ancora un attimino elastici nel cercare quello che può essere l'imprenditore. Sull'aziendale sono pieno di persone che fanno network marketing, che hanno bisogno di venditori, quindi adesso poi comunque nel gruppo Facebook vi metto in comunicazione. Quello che dovete fare è aumentare il ticket medio. Se voi adesso proponete, quindi facciamo l'ipotetico esempio che proponete, pacchetti B2B, voi l'errore classico che potete fare a livello di vendita, per quello vi dico che è importante che assimilate la vendita voi come imprenditori, poi la trabassate anche ai vostri venditori, oppure viceversa che abbiate a tutti i costi un team di vendita, perché ve lo sottolineo, la vendita è fondamentale, ok? Se voi proponete un solo pacchetto nella vostra B2B dove andate a fargli magari il piano social, andate a fargli il piano per l'e-commerce, il piano per l'advertising, la gestione dell'advertising, settaggio magari anche di quello che è l'advertising su Google, e lo proponete a 2K, ok? Avete a disposizione o un sì o un no. Se voi invece proponete tre pacchetti, in cui nel primo, il secondo e il terzo, ok? Quindi nel primo noi andiamo a proporre a 1K quello che è magari lo spostamento online dell'azienda attraverso magari Shopify, attraverso WordPress, attraverso ClickFunnels, ok? Quindi andiamo a fargli l'e-commerce online più solo il settaggio del pixel e del DM, ok? Nel secondo pacchetto a 500 euro in più, ok? Quindi a 1500 andiamo a fargli anche la gestione dell'advertising su Facebook. Nel terzo magari a 3000, oltre ciò che abbiamo detto, anche la gestione di, per quanto riguarda le campagne su Instagram, la gestione del piano di Instagram, con incluse anche le campagne, l'advertising attraverso Google. Quindi andiamo a stendergli tre pacchetti in modo tale che il venditore, sentendo il prodotto proprio, possa anche fargli dei pacchetti personalizzati. Quindi fate per esempio che vendete il prodotto a 1000, 1500 e 3K. Il venditore deve sentire il prodotto vostro, quindi in questo caso mi riferisco a voi come venditori, per poter fare anche delle offerte intermedie. D'accordo? Va assolutamente bene, nel quale magari qui in mezzo andate a mettere anche delle consulenze, o qua andate a mettere anche delle consulenze mensili one to one, dove andate anche a insegnargli le cose all'imprenditore di turno che si sta spostando online. L'importante è sentire il prodotto vostro. Quando all'interno di The Sales Machine, che ovviamente spiego in maniera dettagliata, dico sentite il prodotto vostro, vuol dire anche questo: sentire il prodotto vostro talmente vostro che potete permettervi di farvi delle offerte temporanee anche al di fuori di quello che propone l'azienda. Quindi dirgli, ok, se acquisisci A costa 1, se acquisisci B costa 3, ok, e costa in totale magari 4, io passando per me A più B te lo faccio a 3 anziché a 4, d'accordo? Quindi farvi anche poi quelle che io vado ad analizzare come offerte temporanee. L'importante è che voi ragazzi, d'accordo, abbiate sempre più pacchetti all'interno della vostra azienda. Per le persone che mi dicono, ma io network marketing propongo solo un corso formativo per specializzarvi su quello che è il network marketing a 497, come posso aumentare lo scontrino medio? Semplice, vado a fare altri due pacchetti all'interno del quale nel secondo a 897 c'è anche la versione audio del corso, ci sono due bonus magari, c'è un ebook gratuito su una guida e c'è una consulenza. In quello magari a 1497 metto tutta questa roba qui con tre consulenze, ok? Questo vuol dire sentire il prodotto vostro, questo vuol dire andare a fare una vendita più ai ticket. Molti poi si perdono un bicchiere d'acqua e mi dicono sì Gio, però non è facile. Ragazzi, non mi fate incazzare, se volete qualcosa di facile, c'è McDonald's, per 1000 euro al mese mettete citrulline nel cheeseburger, quello è facile, siete retribuiti in maniera proporzionata. La vendita, per quanto possa darvi tanta soddisfazione, per quanto si basi su un principio dove scambiate del tempo per ottenere delle commissioni e non i vostri soldi per la speranza di raddoppiarli, ok? Perché questo può essere una priorità, l'unica che può avere la vendita, ha comunque bisogno di dedizione, costanza ed impegno, perché ve lo risottolineo, nulla vi pioverà dal cielo, d'accordo? Quindi,
Per tornare a noi, il discorso di avere anche solo un prodotto può permettervi anche di stendere altre tipologie di pacchetti, però dovete sempre dare la soluzione più etichetta, avere sempre il controllo della chiamata ed essere pronti poi magari a scendere. Quindi magari io c'è stato un singolo mese in cui andavo a vendere pacchetti, andavo a vendere solo praticamente a 497, ok, quindi a 497 euro, per raggiungere sempre 30k di commissione, su quei 497 mi trattenevo 100 euro di commissione, ok, e raggiungevo solo dall'asset della vendita questa cifra qua, magari qualcosa più, qualcosa meno, comunque sono sempre oscillato su quei numeri. Cosa facevo? Andavo a vendere solo a 497, però sentendo obiettivi, esigenze e perplessità del lead, il mio piano era 497 più 297, ok? Aveva bisogno di questa combo qui. Poi la persona mi sceglieva solo 497, però è già diverso nel proporgli solo questa qua 497 e andavo comunque a fare la vendita. Ovviamente io gli dico che il lead ha bisogno di A più B. Se il lead non vuole, ben venga, perché sarà il primo a tornare a dirmi cazzo Gio, però c'ho io ragione, devo comprare anche il piano a 297, ok? Però è importante dargli sempre più possibilità, dargli la diagnosi più alta possibile, volata la cosa non mi interessa, buona la prima, ormai mi conoscete, l'importante è vendergli sempre il pacchetto più alto, d'accordo? Dopodiché potete tranquillamente scendere nella vendita, non c'è alcuna tipologia di problematica, l'importante è che abbiate più soluzioni. Ora abbiamo visto l'esempio che può essere un webinar dal vivo, potete adottarlo per la vostra B2B, per la vostra B2C, per i vostri infoprodotti, per voi che fate network marketing, per voi che proponete servizi su Airbnb, per qualsiasi cosa potete applicarla. Questa è una tecnica per aumentare lo scontrino medio, che molti magari conoscono, ma in pochi, a livello inconscio, a livello psicologico, perché poi alla fine è tutta una questione psicologica e poco tecnica, anzi la tecnica magari la andiamo ad analizzare solo qua in un minuto quando andiamo a stendere al lead quello di cui hai bisogno, il resto è tutta gestione psicologica, gestione per quanto riguarda le obiezioni, gestione per quanto riguarda le credenze, tutto ciò che adesso praticamente sta per uscire come aggiornamento all'interno delle sales, quindi non ve lo posso dire, d'accordo? Quindi l'importante è andare a dargli più soluzioni. Ora, molte persone mi stanno anche chiedendo, ovviamente per quanto riguarda il discorso, ma come faccio magari un contratto tra avvocato e tra imprenditore e tra il venditore, ok? Molto semplice, adesso nel prossimo aggiornamento vi sto lasciando anche un template proprio fatto dagli avvocati che abbiamo all'International Valori, proprio per poi andarvi a tutelare nei loro confronti, d'accordo? Però l'importante è che i vostri venditori abbiano dei pacchetti personalizzati, che voi come venditori imparate anche a stendere questi pacchetti personalizzati, non tanto imparare a come, perché quella magari è la parte più semplice all'interno di senso, lo vado a vedere, ma è soprattutto averne sempre. Non fategli prendere l'entusiasmo che se il lead vi dice che ha bisogno di A, voi nella vostra testa sapete già che avete il prodotto per risolvere A. Fatelo parlare e dategli poi la sua soluzione, dove prevede A più B più C, d'accordo? È completamente fondamentale, perché questa tecnica in molti la sanno, in pochissimi poi la vanno ad applicare. Voi dovete assolutamente applicarla, quindi dare più soluzioni, in quelle soluzioni fargli capire che se ne date tre lì da bisogno della prima e della seconda, quindi il più alto possibile, e poi nel caso andare a scendere, in modo tale che anche se il lead poi non compra uno più due, ma compra solo uno, sono fatti suoi. Se io vado dal dottore e mi dice bisogno di A più B più C, di fare questa diagnosi, di farti l'operazione, di prendere questi farmaci, io decido solo di prendere quei farmaci, è un problema mio, sarò io che poi tornerò con la testa giù, la testa abbassata nei confronti del dottore, gli dirò dottore c'è ragione, quindi la prossima volta prenderò tutto da lui, ok? Questa parte qua è fondamentale, applicare questa tipologia di strategia per aumentare il vostro ticket medio, sia che sia una B2B, d'accordo? Sia che siano infoprodotti, sia che sia qualsiasi altra cosa, webinar, eventi dal vivo, tutto quello che volete. Aumentate il ticket medio, dando più opportunità al lead dopo che avete capito esattamente i suoi obiettivi, le sue esigenze, le sue priorità e le sue tipologie di problematica.